Sono Enzo De Leonibus, insegnante di tecniche per la pittura all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Tecniche per la pittura è un insegnamento che si fa al primo anno del triennio e poi sempre all'interno di questa declaratoria di codice ho altri due insegnamenti per i relativi biennii di pittura e di pittura arti visive. Al primo anno concentro il corso su un'idea un po' generale che è questa, le tecniche come necessità di espressione, inteso anche come necessità per risolvere, presentare una visione, una ricerca, un processo creativo, un processo poetico. Il lavoro che tento di fare è quello di dare agli allievi la possibilità di lavorare su un loro interesse specifico e di svilupparlo in un linguaggio consone all'arte e principalmente all'arte contemporanea. Questo non significa che nel lavoro si esclude tutto quello che è la storia dell'arte o i modi o i metodi, però si tiene presente, diciamo, il periodo storico più vicino a noi, tenendo presente che viviamo una contemporaneità dove i linguaggi si sono sdoganati un po' tutti. Quando parlo di sdoganamento dei modi e dei linguaggi, parlo anche di sdoganamento dei materiali, delle possibilità di altri saperi che vengono ad entrare all'interno di una ricerca. Quindi, tornando alla materia, si pensa principalmente di lavorare molto sulla visione poetica, artistica che si intende presentare, individuare quelle che sono le problematiche e risolverle attraverso le tecniche più idonee. Quindi l'allievo non andrà tanto ad imparare tutte le tecniche disponibili, ma andrà a trovare le tecniche utili per la sua espressione. E dico questa cosa perché, come accennavo prima, poi questa materia nel biennio si trasforma in tecniche e tecnologie per la pittura, per quanto riguarda il biennio di pittura, e tecniche e tecnologie per le arti visive, per quanto riguarda le arti visive. Ecco, soffermandomi su quest'ultimo insegnamento, credo che sia proprio la conclusione perfetta di quello che intende sviluppare questo insegnamento. Questo insegnamento intende sviluppare anche l'avvicinamento a quello che può essere il concetto di opera. E quindi non è soltanto della rappresentazione, ma di tornare al problema della presentazione, tornare al problema più importante, che è quello di approfondire una visione poetica, un pensiero, una proposta. In soldoni, un'indagine per cui, anche le storie degli artisti un po' insegnano questo, cioè riescono a caratterizzare un processo di lavoro, un processo di una vita intera. Quindi il tentativo è quello di portare attraverso modi, strumenti, utilizzo anche di materiali audiovisivi e quant'altro, l'allievo ad una consapevolezza reale di linguaggio dell'arte, possibilmente di un linguaggio dell'arte contemporaneo. Se vogliamo predisporci anche a nuovi modi di stare al mondo e di guardare il mondo. Grazie.